Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Skull and Bones, la Closed Beta. Stavolta la proviamo insieme a Fugue e a un nostro amico Master e la giocheremo in coop, quindi è un follow-up del video già fatto in precedenza dove l'ho provato da solo. Ricompensa di 5.000 pezzi d'oro per Jacques Sorel. Ricercato, Jacques Sorel. Allora, Tracking Material. Capture Alive. Quindi Saint-Amélie. Dice che dobbiamo andare a Saint-Amélie. Quindi ok, non è qui. Ok, vedo rumore adesso sulla mappa. Aspetta che vediamo se ci porta andare. Ah. Investigation the Reveal. Ma è della stessa, possibile. The Fall of Lenitra. Sì, ho trovato qualcuno che ciarlava per le strade e gli ho dato 150 monete e mi ha detto Anche che io mi ha lo dato posso fare. quest'indizio. I should You will explore mark. Lanitra Outpost for clues. Ah, The Fall of Lanitra. Comunque ci potevamo andare col viaggio rapido lì, eh. Ah no, ci costa 260 monete. Vabbè, allora. No, no, no. No, no. Va bene così. Praticamente è l'accampamento a nord che abbiamo visitato ieri dove abbiamo inserito le scorte. Bene. Sono andato a sbattere una nave Ah, io ferma. sono il Znugman che sta cercando di passare, mi sta bloccando, A body nord dovete bloccando. andare. Però vedi, scusa, l'esplorazione c'è. Sì. Sì, ma Use solamente con la torcia, quindi. Rope. Ah, vedi, mi butto giù. Bello. LOL. Io non posso perché nonostante ci siano due corde ne possiamo usare una sola. Ah no, è sempre la stessa. Vabbè. È sempre la stessa. Bisogna aspettare il proprio turno. Giusto. Allora, vediamo sto indizio, va. Newspaper. April 11, 1691. Guarda che figa, i gracchi scappano. No, si va sotto la sabbia se. Wow. Bene. Wow. Però. Spaventi. Quindi. Dobbiamo. Allora, vediamo un attimo. Turning the Nuove Fall of Lanitra. informazioni dicono che lui, che Freeman, si trova a Gerande, l'accampamento Gerande. Il signor Legrand ha ricevuto la sua Ah, l'ho grande. trovato, sì. È un settlement, è un settlement. 5 km. Tanta roba. Ho 3.000. Insomma. Whispers of the Deep, cos'è? Ah, numerous ships have been missing. Perché non andiamo prima a nord? Sembra una cosa bellina. Andiamo a tento, nord. Tento. Ma non ci credo che cacchio hai fatto, guarda. Ma guarda dove vai! Ma Ruota, dirci, ruota, addio. ruota! Andiamo a nord, andiamo a nord. Comunque è già distrutto, Anche distrutto, spaccato, ma non l'ha è. colpito una volta. Hai un terzo di vita in meno, quindi. Cos'è Plunder? Saccheggio. No, perché l'ho fatto? Ah, inizia il Cosa? saccheggiamento. Ah, la gente di. Ah, ma qui. Questo è nuovo, ecco. Scusa, e che cosa dobbiamo attaccare esattamente? Io non vedo. Penso che dobbiamo attaccare l'accampamento, quello a terra. Ma le navi? No, aspetta, le navi. Mi sfuggi tutti i Oh. nemici per ricominciare a lottare. Abbiamo fatto un bel frontale. Ah, non è. Ah no, sì, eri tu. Possiamo sparare anche con i moschetti, ma è bellissima sta cosa.
Ho finito le palle. Ottimo, giusto. Un capitano scellerato. Ma sto coso enorme che c'ho di fianco invece. Perché non ti posso abbordare? Che c'hai poca vita, c'hai. Adesso. Adesso che facciamo? Sì, ci ho sparato i moschetti. L'ho presa, ok, l'ho abbordata. Destroy all enemies to resume plunder. Comunque curati. Ho il cooldown. Ma tipo Fuga sta per morire. Prova ad andargli dietro. Lì c'è un tesoro comunque. Anche se non ho capito qual è. Ah, ok, è quello che. No, non ci arrivo. Ah, mi sono curato. Vabbè. Però sta lì. E come si fa il tesoro a prenderlo, scusa? Non ne ho. Loot. Ah, è la barchetta che dobbiamo saccheggiare. Ai mo, danno critico. L'ho bordato. Vai. Poi distruggo gli enemies, ma c'è ancora qualcuno. E l'abbiamo distrutta, la madonna, l'abbiamo demolita sta nave, master. Quindi rimanendo in questa zona, noi stiamo lottando automaticamente, vedete che poi spawnano gli oggetti nel mare, no? E li lottiamo. Nel frattempo dobbiamo stare attenti a chi arriva. Ah, sono in cumbra, Dio. Che ne so? Ma questo è un nemico? Ah no, sei tu. Perché sembri un nemico? Questo è un nemico deciso. Quello è un nemico, vabbè. Ce l'hanno con me? Arrivo. Ma ce l'hai le palle? È distrutto. Ma mi sa che questa era una nave mercantile che non c'entrava niente. Vabbè. Sfortunato. È spaventato. Ho capito. È entrato in acque pericolose. Ecco fatto. Loot. Easy. Ok. Abbiamo saccheggiato. Festeggiano. Delle bottiglie abbiamo rubato. Una cassa di bottiglie. Di bottiglie vuote. Sono morte 50 navi. Vabbè, se proprio non hai spazio, torniamo a Centenne. No, io ce l'ho. Però lo spazio. Che a nord, sai com'è. Sono 9 km, è un sacco di roba. Torniamo giù e poi continuiamo con gli indizi. Andiamo prima all'accampamento. C'ha la caccia, ma c'ha. Vabbè, ma. Ma vale la pena. Sì, poi bisogna vedere il costo delle palle di cannone, però. Ecco, quello ha una treasure map. Anzi, due treasure map, quella di. Quindi. Gustosa. Mi sa che ci lascia. Anzi, l'abbordo. Non la distruggete. Ok. E forse ci dà del bonus. L'ho lisciata. Ok. Ma voi come lo vedete l'abbordaggio? Non si vede? No. Ah, sta arrivando un suo amico. È quello di prima che abbiamo lasciato stare. Clamorosamente. Aspetta che l'ho. Ha fatto una brutta fine.
Se andate nella mail, a me mi ha dato due ceste, cioè della roba. Ma come si aprono le ceste? C'è scritto open. Io ce l'avevo già da ieri, ma non l'ho aperta perché non sapevo. Io, infatti io l'ho aperta adesso. Ma qual è la cesta, scusa? Vediamo. Ridammi le chest, signori. Dove è la cesta, fu? Nell'inventario, qua. Nel warehouse l'ho messo. Allora. Open. Hunting Spear 2 e Iron Ask. L'Iron Ask l'ho comprato, però, mannaggia. Vabbè, si può vendere. Crowbar 2, Pickaxe 2, ecco i blueprint. Demi Cannon 2. No, io non glielo metto. Io non glielo metto l'animale perché caga. Dopo caga. E ma sei. Capito? No, no. Ci penso proprio. No, voglio di star lì a pulire tutte le cagate di. Come. Dove si attracca? Ah, no. Plunder. No, ma che plunder? No. Possiamo plunderare anche questo. Buy and sell. No, mi sa che ho sbagliato completamente. Bombard Bomb Crate! Oddio! Limited stock. Quindi? Per 10. L'ho trovate. Ne compro 4, ne compro. Ah, questa è l'avamposto dei francesi. Infatti. Ma non ho capito. Non ho interagito con la nave. No, questo posto. Perché possiamo raidarlo. Ho capito, come. Scusa, non dobbiamo attaccare. Ah, buy and sell, ok. Sì, non possiamo entrare, però possiamo prendere e vendere la roba. Sì, ma dove? Per l'indizio? Sì. Dovremmo scendere o no? Vieni giù che ci sono le munizioni per le bombarde. Esatto. A meno che non dobbiamo proprio attaccarlo questo posto, perché non vedo altre interazioni. Cioè, boh. Vabbè, abbiamo due scelte, commerciare e attaccare. Aspettiamo che compri i colpi per le bombarde e poi li bombardiamo. Giusto. Vabbè, nel dubbio li attacchiamo per adesso. Poi, se non è quella la cosa che dovevamo fare, pazienza, ci penseremo dopo. Vai, plunder, vai. Avviamo sto plunder. Let the plundering begin. E vai. Ah, invece l'abbiamo trovata. Era proprio, invece era proprio quello che... Era proprio nascosto, eh. Madonna la long gun, quanto spara lontano. Madonna, l'ho cecchinato. Vabbè, io resto qui. Anche se c'è... Qual è l'altro nemico? Ah, comunque sempre quello. Vabbè, pensateci voi. Vabbè, ma li stiamo distruggendo. Fortissimo. Siamo arrivati a livello di sospetto 2, però. Rimanete nella zona. Non arrivano altre, arrivano altre. Porca. Ah, ne stanno arrivando tre dalla mia parte. Fammi voltare, va. Cazzo, il vento conto. Ne stanno arrivando anche dalla parte di Master. Ah, è solo una. Forse facciamo prima distruggere quella e poi torniamo di là. Insomma, Me ne sta portando, Bel giro lungo che hai fatto. Ah, e lui ci va dall'altra parte. Vabbè, la circondiamo. Sta sparando all'isolotto. Che gli ha fatto quell'isolotto? Si è incastrato. Ce n'era un'altra, me la son pe... Ah, è dietro di me. Oh, proprio danno crit.
Però ci mette un sacco di tempo a ricaricare sta long gun. Però è devastante. Veramente devastante. Boom! Oh! Ho preso uno scoglio? Sì, ma non mi sono fatto praticamente niente. Va bene. Bene, bene, bene. Ne arrivano altre tre da questa parte. Aspetta che mi devo un attimo scastrare. Come faccio a sparare con la bombarda? Dipende da dove l'hai messa. Oh, quella è... Sono... Certo che speronando le navi gli facciamo un botto di danno. Poi ovviamente sto imbarcando acqua perché anche i colleghi a quanto pare mi vengono a speronare. Oh, c'è una grossa di qua. È l'ultimo, ma è immagino. È il momento. Attack! Ah, è già morto. Aspetta già che la vado a abbordare. Oh, i cannoni! Ci stanno sparando! Ah, l'ho lisciata. Quasi. Basta. Aveva rotto le scale. C'è un po' di acqua sulla mia nave, ma stiamo affondando per caso, no? Perché... Sempre quella cassa di bottiglie che è solo... di plastificato. Ma veniamo apposta, no? Scusa, ci abbiamo ancora la missione, però, o no? Adesso abbiamo un nuovo indizio. Davvero? Tra l'altro il luogo si sta ricaricando, quindi per il momento non può essere... E abbiamo più... anche un livello di sospetto 3 con i francesi. Vabbè, no, adesso no. È già andato via, ok. Basta rimanere fermi un attimo. Vediamo lo suo nuovo indizio. Beh, lo abbiamo saccheggiato per bene. Aspetta. Allora, M, J, G. Allora, vediamo. Is Ines trust that all employed in the company ah, sì, c'è uno scambio di idee. Activity. E quindi? Ah, Scarlock, Betrayed, Pirate, Utopia, La Nitra. Dovrebbe essere andato a Saint-Anne per affrontarlo. Quindi dobbiamo andare a Saint-Anne. Ripariamola, poi mettiamo le bombarde davanti. E basta. Devo dire che i Demi Cannon fanno un lavoro egregio. A me piace. Ah, Scarlock, scusa, è il capitano dei capitani. E dobbiamo parlare con Scarlock, immagino. Allora parliamo. Se ci fosse la possibilità, se ci fosse. Basta che vai dalla sua segretaria. Eccolo. Sì, sì. You looking for the spoils of the shadow? Don't bother. It's scattered farther from here than the coward who stole it. People call Uriko Freeman. Sto arrivando adesso. A freedom fighter. Well, he was a charlatan. And he sold us all a lie. That prick never intended to share the treasure. Pirate code my ass. È un po' arrabbiato. Praticamente sta dicendo che Uriko Freeman era... altro che eroe popolare, era un ciarlatano che non voleva assolutamente condividere il tesoro. Bene. Già. My job for the heist was to smuggle weapons and supplies to La Nitra. When I served my purpose, Freeman cast me aside. All that treasure, and not even a scrap for old John Scurlock. Manco una lira gli ha dato a sto po'. C'è rimasto leggermente male.
and it's gonna be my name on everyone's lips. Keep that fire burning. Continua a cercare, ha detto. Continua. Lui continua ad invecchiare e ringiovanire costantemente. È un camaleonte. E niente, quindi dice che si trova a Santa Amélie. E però dove sta sta Santa Amélie? Qui dice che c'è lo squalo martello. Ma la domanda è: come si pescano? Le bombe. Certo. Come no? Secondo me dobbiamo prendere sull'altra barchetta, quella che ci faceva tirare. Forse, lo sai che forse è vero. Ho capito. Si trovano anche lontani. Che fai? Vai in giro con quella bagnarola. Vabbè. Forse è così, però effettivamente gli arpioni ci facevano sa con quella. Comunque in prima persona è molto più figo. Carica. C'è il sorpasso. Attenzione. Favore di vento. Iniziano a cantare. Ma vedi che abbiamo 0 su 1 però. Ma forse. Forse perché è deliver. Dice. Esatto. Giusto. Non stiamo andando a tempo. Uno canta una cosa, uno canta un'altra. E vince lui. Grazie. I miei uomini hanno rischiato l'infarto, ma hanno vinto loro. Veramente ho vinto io. No, ho vinto io perché sono entrato nella baia. Certo. C'era il traguardo, c'erano le boe, era quello il traguardo. Spiace, ma... Dirò che cazzo di non fa. È partito un'ora prima, per forza. New trade route. Tra l'altro speravo di trovare qualcosa. Questa roba è grossa, ma la balena attacca diretta? La balena. Come la balena? No, non è una balena, è grossa proprio la barca, questi qui. Te come fai a vederla che non ci sei? Sì, ma la Royal Louis. Allora, la Royal Louis penso che abbia una scorta. Non è mica da sola, Aspetta che tiro la bombarda. Le bombarde servono contro quelle. Contro gruppi di navi. Ma speronato, ma ha levato un sacco di danni. Contro una non serve a niente. Non l'ho preso. Questi continuano a volermi speronare. Guarda che non sa girare. Per l'altra che mi sta sparando nelle chiappe. Non la vedo.
abbordata. Abbordata. Bonus loot found. Non ho idea di che cosa sia. Prendiamo tutto. Prendiamo. C'è ancora. Te lo ti stava venendo addosso. No, ma è venuto addosso perché mi ha tolto quasi metà vita. Credo che è il tesoro. Tesoro, l'abbiamo fatto, l'ho preso. Ah, abbiamo trovato solo una mappa. Escort merchant. No. Continuiamo qui, andiamo alla compagnia. Sempre francesi, sempre francesi, ma non ce l'hanno più con noi. Ehi, la gente ha la memoria corta in sto gioco. Ma come comunicano, scusa? Come fanno a sapere che noi siamo nemici se muoiono tutti? Ma esattamente, dobbiamo fare qui, sbarcare? Disembarzi. Disengage from combat. La smettete di combattere. Fuga, ovviamente. Chi poteva essere? L'unico che... Ti stanno inseguendo. Non c'era nessuno che ci voleva. Questo lo dici tu. Neanche tua madre ti vuole, ti figura di francese. Avete notato i granchi che vanno sotto la sabbia quando uno arriva? Io continuo, che ma scusate, li dobbiamo far fuori, li dobbiamo. Sì, come no, noi siamo approdati, quando vuoi. Io no, io devo... Quando vuoi. Io devo disingaggiare dal combo. Quando vuoi. Vabbè, non posso. Quando vuoi. Vabbè, le farò fuori da solo. Quante sono? 3. Buffone. E uno è andato. Non ho ben capito sta cosa della bombarda, perché spara delle cose. Spara. Non lo so. Ma state combattendo voi? Sono uscito a dargli una mano, sta piangendo da un'ora. Ci deve essere ancora qualcuno? O no? Qualcuno? Non si vede niente. Sì. Siamo ancora... Ah, ok, io non ce l'ho più il sospetto, eh. Ah, nemmeno io. Ok. Mi sono arrivato anch'io. Grazie. Grazie. Prego. Momento... No, forse non è. È questa? Anche se forse l'ho trovato il tesoro in realtà. Non si vede benissimo, ma credo che sia lì. Insaziabile. Anche tu sei insaziabile. Sì, con il mio animaletto. Sbrigato qualunque cosa esso sia. Mezzo ratto, mezza scimmia. Porcellino d'India. Allora, ma esattamente qua che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo attraccare, perché alla fine dobbiamo trovare il tesoro, no? O è solo un indizio del Nartor tesoro? Certo, basta con questi indizi sui tesori, Però effettivamente, se ci avessero avuto tutti questi indizi, l'avrebbero trovati molto facilmente. Infatti.
Però troviamo due o tre indizi di un tesoro e partiamo alla ricerca, iniziamo un altro. Questo passo non troveremo mai niente, moriremo prima di vecchiaia. Ho trovato, ragazzi. Perché? Ho trovato la cesta. E perché? L'ho trovato. Perché? Perché vuoi il tesoro solo per te? Volete prenderlo, eh? Sì, sta leggermente glitchando. No? ma appena appena, appena appena, sì, sì. Ah, perché la devo tirare fuori? Sì, l'ho tirata fuori senza scavare il niente. Ma io non ti vedo. Con le mani, tra l'altro. Non male. Non male. Ok, e mi ha dato una bombarda. E cosa abbiamo qui? A down and out merchant ship needs help from a captain willing to escort them across perilous waters. Possiamo fare anche una missione di scorta volendo, qui su. Beh, proviamola, dai, poi basta. Giusto per vedere quali sono i pericoli. Sì. Se sono altri giocatori, ma credo di no. Probabilmente sarà tipo i pirati di Fara, secondo me. Ancora. Tipo. Un pezzo di cassa. Però sì, sicuramente saranno loro perché questi ci stanno. Aspetta che sto raccogliendo delle noci di cocco. Ma perché devi attaccare tutti, però? O è partita la missione? Non ho mica capito. Credo che la missione era distruggere quello. No, la missione era fare da scorta, non cominciare una guerra a casaccio. Anche perché... perché i nemici probabilmente ce li avremmo avuti ugualmente. Se dobbiamo scortarli. Quindi cercarsela degli altri. Dobbiamo rimanere nel raggio di sto mercante. La smetti di attaccare tutti. E niente. E scortarlo. Scortarlo, punto. Ma ci sta attaccando a noi. Scusa, non è questo allora il mercante. Ma come no? Ma sta attaccando a noi il mercante. Bravissimo. Grande, grande. Ci ha reso ostile il mercante. Un genio. Perfetto. Che cosa dovremmo scortare adesso? Esattamente? O sta sparando a caso? Io non ho capito. No, sta sparando a caso, non ci sta facendo. Qualcuno mi sta facendo un sacco male. Mi sa che è l'avamposto che ci sta attaccando. No, mi sta sparando lui. Sì, anche. Allora, fammi allontanare. Andiamolo giù. Però c'è il puntino rosso. A casa mia significa ostile. Poi vediamo, ma forse... Scusa, un momento. Devo droppare vedi qualcosa. Che... questo mercante fa parte del clan di Fara. Se tu ti metti ad attaccare quelli di Fara, secondo te perché... Gesù. È inutile, non possiamo fare sta missione. È ostile. Dove lo portiamo? Vabbè, ma passerà. Se andiamo via, perdiamo il sospetto e poi torniamo. Secondo me si toglie pure la missione. Poi non sta attaccando più, Sì, ma sì, ma dobbiamo togliere il livello di sospetto. Non c'è neanche il raggio da mantenere. Sì, se continui ad andargli vicino però, vabbè dai, è più forte di lui. No, ma non c'è il raggio, ragazzi. Vabbè, stiamo di lontano per essere perde. Ma ormai non è più una missione. Non è più anche una missione. Non è più una missione quella. Non è più una missione. Bene. Ottimo. Diciamo che è stato questa missione di scorta. Non è stata proprio un grande successo. Ma scusa, perché quella nave c'aveva il simbolino sopra? Sì. L'avevo attaccato io. Ma certo.
Adesso neutrali. Adesso c'è di nuovo la missione. Aggiungiamolo. Get fatto contract. Qualcosa? Ho provato a fare get contract, ma mi è scomparso. Ok, interagisci? No, interagisco solo con te. Vai, ho messo che siamo la sua scorta. Come no? Vabbè, non importa. Pazienza. Adesso non ha più niente, quindi è inutile pure starci. Anche se credo che stia per... Cioè, non lo so, ma buttiamolo giù, ma che c'è? No, gli stiamo finendo la scorta. Si vede. Ma... Vediamo come va. Ma... Non lo so. Quella nave che ci sta venendo in porto. È leggermente pirata. Sì. Secondo me li attacca. Eh sì. A te proprio. A te. Perché ha attaccato te? Easy proprio. Avrei fatto esplodere, però non volevo ricordare. C'ho talmente tanto peso che potrei affondare? Possibile. Uh-huh. Può essere. Devo droppare qualcosa. E che butto via? Vabbè, butto via un po' di legno, dai, tanto passione fa. No, non è bastato, devo buttar via dell'altro. Ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate del gioco e se avete provato la beta. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.